Allora, siccome tutte le creme hanno conservanti, più o meno conservanti, nel senso che io posso avere dei conservanti naturali, dei conservanti micidiali, che il conservante è quello che mi aiuta a tenere pulita la crema, quindi a non essere inquinata da nessun microrganismo. Bene, c'è la grande famiglia dei conservanti detti killer, perché se anche per caso io ce l'ho dentro col dito sporco, la mia crema, anche se si sporca, non verrà mai contaminata, quindi non vedrete mai delle muffe o colorazioni strane, perché quello che io ho messo dentro uccide tutto. Bene. Cosa succede però? Che sono talmente potenti questi conservanti che vanno ad interagire anche con la mia barriera idrolipidica. Quindi tutto sommato, che uccida tutto, che uccida in maniera così potente, non è proprio una cosa, diciamo, buonissima per la nostra pelle. Tant'è che man mano che andiamo avanti si sviluppano sempre più reazioni allergiche o dell'irritazione cutanea verso questi allergeni, e ce ne sono sempre di più. Io che continuo a form io formulo da 10 anni, e ho avuto proprio poi negli ultimi anni soprattutto un'escalation, quindi vuol dire che c'è stato anche un accumulo nel tempo di utilizzo di questi conservanti così pesanti, che poi hanno scatenato delle reazioni allergiche. E siccome sono conservanti che sono presenti nel 90% dei prodotti che voi trovate al supermercato, capite la diffusione, quindi sono anche prodotti che noi utilizziamo costantemente tutto il giorno. Bene, questo è un tipo di conservante. Poi ci sono i conservanti naturali, che sono generalmente quelli che trovate in tutti i cosmetici naturali: potassio sorbato, sodio benzoato, sodio deidroacetato. Ora, questi conservanti in realtà sono conservanti abbastanza blandi, sono quelli che si usano nell'industria alimentare. Quindi, tutto sommato, se non li ingeriamo, male male non faranno. È vero, male male non fanno. E non sono killer, per cui se per caso ci vado dentro con il dito sporco rovino il prodotto, sicuramente. Per cui ha bisogno dell'accortezza un po' particolare. In più, purtroppo, sono dei sensibilizzanti nelle pelli molto, molto allergiche, molto sensibili, soprattutto anche in quelle dei bimbi. Quindi potassio sorbato, sodio benzoato in quelle dei bimbi. Ce ne sono alcuni che iniziano ad avere delle reazioni. L'importante è non avere, se noi siamo sul naturale spinto, cioè un naturale che abbia pochi conservanti o dei conservanti, diciamo, apprezzati tra virgolette dalla pelle, comunque ben assorbiti, comunque la nostra pelle li riconosce bene e non soffre l'utilizzo di questi prodotti. Abbiamo comunque bisogno di avere non il vaso, questo qui che io apro, adesso ve lo apro, che io apro 3 volte al giorno minimo, ce l'ho sempre dentro con qualsiasi tipo di manicure, cioè non credo che io perlomeno non lo faccio, non è che ogni volta che vado a mettere una crema a mani prima mi lavo le mani e poi dopo vado dentro il vasetto. Se io invece ho degli altri tipi di vaso, quindi posso avere un flacone con un dosatore o con un tappo che mi si apre, in maniera che io non vada dentro con il dito, allora mi posso permettere anche il lusso di utilizzare dei conservanti molto più blandi. Abbiamo detto cosa servono i conservanti. Il sequestrante sono quelle materie prime, sono quegli attivi che sottraggono tutto il cibo che c'è per i batteri, perché se io per caso avessi una contaminazione batterica all'interno del prodotto, quindi dei batteri che crescono, crescono perché mangiano perché ci sono dei microelementi di cui loro si nutrono. Il sequestrante invece cosa fa? Va a catturare tutto quello che trova in giro, quindi questi microelementi non li rende più disponibili per i batteri. Quindi se con il sequestrante all'interno io mi posso permettere di abbassare ulteriormente la quantità di conservante che io metto. Ora, il sequestrante purtroppo ce ne sono di almeno di due tipi, tanti tipi, però il più famoso, quello che trovate in etichetta, è di sodium e di TA, e di TA scritto in maiuscolo. Quello è terribile, ma non tanto per la nostra pelle, tanto perché si fissa alle branchie dei pesci. Quindi nel tempo io sviluppo un notevolissimo impatto ambientale. Ok? Mentre invece noi utilizziamo il sodio fitate, che è un derivato dell'acido fitico che è naturale, si trova tranquillamente in natura nelle piante.